Va bene, allora do la parola a Simone Aliprandi. Buongiorno. Qua vero devo stare per... Ok, buongiorno. No, come abbiamo fatto già nell'incontro di prima, tocca a me la parte di dare, diciamo, il compito di dare un inquadramento teorico e poi avremo un po' di testimonianze invece da una persona che è attiva giorno per giorno in questo settore e magari vediamo di incrociare poi i due punti di vista. Colgo subito lo spunto. Allora, in questo caso non ho preparato slide, era più una tavola rotonda, un dibattito, e quindi vado a braccio, magari chiederò poi a loro di proiettare un paio di spunti. Ad esempio, colgo subito lo spunto della libertà di panorama. Niente. Se mi cerchi su internet libertà di panorama, mi sembra che su Wikipedia ci sia una bella cartina, una mappa dell'Europa in cui ci sono i paesi che hanno la libertà di panorama codificata e altri no. Esatto, lì su Wikipedia dovrebbe esserci... Esatto, questa qua volevo, se me la... Esatto. Ok, i paesi rossi sono quelli in cui non esiste libertà di panorama, vuol dire che non esiste una norma che garantisca questo diritto, questa libertà. Chi è stato presente all'incontro di oggi pomeriggio, di prima, in quella slide in cui facevo vedere, diciamo, quella slide iniziale in cui c'erano i due mondi del copyright, tutti i diritti riservati e poi le eccezioni, quella, la parte blu, vi avevo detto che c'è tra le eccezioni del diritto d'autore tutta una parte relativa alle cosiddette libere utilizzazioni, cioè casi in cui il diritto d'autore si fa da parte in virtù di esigenze di tutela di altri diritti che sono considerati dall'ordinamento giuridico più meritevoli di tutela in quel singolo caso. Non so, vi faccio un esempio, appunto parlavamo prima delle biblioteche. Se non ci fossero gli articoli 68 e 69, le biblioteche pubbliche non potrebbero fare il lavoro che fanno, perché il prestito, il diritto di prestare libri, di prestare in generale opere dell'ingegno, è un diritto riservato ai titolari dei diritti, agli autori. Quindi l'autore di un romanzo può decidere di cedere o non cedere questo diritto. C'è una norma che però dice che le biblioteche pubbliche possono fare attività di prestito quando è a fini di promozione culturale senza dover chiedere l'autorizzazione, se no ogni biblioteca ogni volta che acquisisce a catalogo un libro dovrebbe chiedere alla SIAE e agli aventi diritto l'autorizzazione a farne prestito. Questo per farvi capire come funzionano queste eccezioni. Quindi è in questa parte della legge sul diritto d'autore che ci si aspetta di trovare una norma che garantisce la cosiddetta libertà di panorama. Vedete che Italia, Francia, Grecia e quella dovrebbe essere Ucraina non hanno nessuna norma. Poi ci sono quelle verdi e allora esiste libertà di panorama solo per uso non commerciale. Che sono vabbè, Romania, Bulgaria, e poi ci sono invece quelli in cui hanno effettivamente una norma che garantisce la libertà di panorama. Sconosciuto non c'è nessuno, diciamo, questa è una mappa dell'Europa. Ah, sconosciuto sì, esatto, è San Marino, vabbè. L'esempio è quello che diceva prima, la libertà di panorama in cosa consiste? Nello scattare una fotografia in un'area aperta al pubblico, quindi pensate ad una piazza, classico esempio, al centro della quale c'è un monumento ancora tutelato, un monumento, una statua, la facciata di un noto edificio, ad esempio. L'architetto che ha progettato la facciata di un noto edificio ha un diritto d'autore a tutti gli effetti, perché quella è un'opera creativa, è considerata opera creativa ai sensi dell'articolo 2 della legge sul diritto d'autore. E quindi lui ha il diritto di inibire tutte le riproduzioni della sua opera. È che si crea una situazione che è veramente paradossale, perché essendo edifici o opere d'arte che sono per loro natura esposte sulla pubblica piazza, è ovvio che l'architetto era edotto del fatto che quell'edificio si sarebbe esposto su una pubblica piazza e che quindi chiunque passasse di lì avesse la possibilità di farne foto e di diffonderne foto. Poi è molto difficile, che non sono così frequenti i casi in cui gli architetti vanno a fare causa all'esempio che hai fatto tu, no? Io che personalmente sul mio Instagram o sul mio Facebook pubblico la foto dove c'è la statua di Gio Pomodoro o l'edificio di Fuxas o di Renzo Piano.
Però se già questa foto poi diventa la copertina di un libro che gira in un circuito commerciale, ecco che entrano in gioco i problemi. Ok, quindi se non c'è una norma che garantisce la libertà di panorama, questa attività rischia di essere appunto poi di creare successivamente dei problemi. Sulla libertà di panorama si è aperto un dibattito interessantissimo in questi ultimi mesi, perché siamo in ambito di Unione Europea, in una fase in cui si cerca di approvare una nuova direttiva che dovrebbe creare nuovi principi sul diritto d'autore per tutti i paesi dell'Unione Europea, e si sperava che questa fosse l'occasione buona per scrivere in una direttiva che tutti i paesi dell'Unione Europea devono avere una norma, nel loro ordinamento devono avere una norma che garantisca questa libertà di panorama. A farsi carico politicamente di questo tentativo era stata la Giulia Reda, che era ospite, anche se virtualmente, solo in videoconferenza, nell'evento d'apertura del festival, cos'era, martedì mattina, però poi ha avuto difficoltà, ha avuto dei veti trasversali da parte di portatori di interessi che hanno fatto pressione su altri parlamentari, e quindi questa norma che lei aveva già inserito nella bozza è stata espunta, e quindi non ci sarà nella direttiva, quindi abbiamo perso questa occasione. Visto che le direttive sul copyright non si fanno ogni anno, si fanno ogni 15 anni, ogni 20 anni, ahimè temo che poi l'occasione persa sia veramente persa per un bel po' di anni. Vabbè, quindi questo era lo spunto che mi è stato lanciato da Luca. Altro tema interessante quando parliamo di pubblico dominio nella fotografia è la storia del monkey selfie. Volevo raccontarvi, non so se lo conoscete. Mi cerchi monkey, la scimmia, se cerchi monkey selfie viene fuori, esatto, bravissimo. È la prima, perché sono due foto. Ah, ecco. Allora, questo l'avete già vista? Allora, è una foto che un noto fotografo naturalista che fa documentari, un fotografo documentarista, ha diffuso spacciandola, dichiarandola come il primo selfie animale della storia. Cos'è successo? Che, come fanno questi fotografi normalmente, lui aveva disposto varie videocamere, fotocamere in mezzo, mimetizzate in mezzo alla foresta, e le lascia accese e poi aspetta che poi vengano raccolte le immagini per poi montarle. Ecco, bravo, questa qua esattamente mi serviva. Questa è esattamente la prova che è un selfie, nel senso che la macchina non era stata azionata dall'essere umano, perché era, non so, adesso bisogna andare a leggere tutta la storia, però era ancora in una fase preparatoria, ma semplicemente il macaco, è una femmina di macaco questa, ha visto questo aggeggio che probabilmente faceva dei luccichi, dei rumori strani, e incuriosito ci ha giocato. Nel giocarci ha schiacciato proprio il tasto del click e si è fatta il selfie. E tra l'altro, per un strano caso, se l'è fatto in una espressione che a noi umani ricorda il sorriso tipico di quando ti fai la foto, no? Quando dici cheese. Ok, quindi effettivamente, cioè, nella prima ha una faccia interrogativa, come dire, ma che cavolo è questa cosa? Nell'altra sta sorridendo in posa perché si sta scattando il selfie. Beh, questo ha dato una ovviamente grande notorietà al fotografo, il quale però, dichiarandolo come primo selfie animale della storia, si è fatto un autogol dal punto di vista del diritto d'autore, perché non esiste un diritto d'autore degli animali. Gli animali, non, per un principio appunto noto al diritto di proprietà intellettuale, non possono essere titolari di diritti d'autore. E dunque la community di Wikipedia, dopo questa dichiarazione, ha preso l'immagine e ha cominciato a diffonderla sui suoi progetti, tendenzialmente principalmente Wikimedia Commons, scatenando l'ira del fotografo, che ha cercato tramite avvocati, lettere di diffida, di far rimuovere questa immagine. Ma la risposta è stata no. La risposta è stata che secondo la community Wikipedia, quell'immagine era da considerare a tutti gli effetti di pubblico dominio. Ok? Perché in realtà poi sono andati a verificare, cioè proprio all'interno della nostra legge, ad esempio, non si dice nulla, ma comunque lo si deduce implicitamente dai principi del diritto generale, del diritto d'autore, e anche del diritto in senso più ampio, che un animale non può essere titolare di diritto d'autore perché l'elemento scatenante del diritto d'autore è l'atto creativo, okay? È la creazione.
l'attività intellettuale creativa. Qua non c'è attività intellettuale creativa, c'è solo una simpatica casualità. L'animale ha schiacciato quel bottone come poteva schiacciarne un altro, non c'era l'intenzione dell'animale di farsi una foto. Allora si è posto il dubbio, ma non è che forse semplicemente il fatto di essere il proprietario della macchina fotografica ti genera il diritto? È troppo facile. Questa è esattamente la teoria che lui ha cercato di difendere, però anche lì la foto effettivamente è stata scattata, e lui ha confermato questo, dall'animale. Era un problema che era già stato dibattuto precedentemente, quindi non così peregrino e non così nuovo, nel caso di opere d'arte realizzate da animali. Esempio, gli elefanti che realizzano, dandogli nella proboscide un pennello, per qualche non so quale istinto che li muova, piazzano il pennello su una tela e tirano fuori qualcosa che a volte è anche gradevole, molto più gradevole a volte di alcune forme di arte contemporanea di basso livello. E quindi anche in quel caso si era posto se fosse opera dell'ingegno a tutti gli effetti, quindi tutelata dal diritto d'autore, e in quel caso chi fosse allora titolare dei diritti d'autore? Il padrone dell'elefante, colui che aveva finanziato la realizzazione di questo quadro? Ok, c'è nel Copyright Act americano c'è una norma che dice che gli animali sono esclusi dalla titolarità di diritti d'autore, quindi è un'opera in pubblico dominio, stop. E così è stato. Poi il fotografo credo che se ne sia fatto una ragione anche abbastanza serenamente, perché credo che anche da questa vicenda giudiziaria, da tutta la diatriba legata, gli è arrivata di riflesso tutta una notorietà che magari prima non aveva, no? Era comunque uno abbastanza famoso e lo è tuttora, però grazie a tutto questo dibattito la sua notorietà è aumentata. Un'altra cosa che volevo dirvi, sempre in ambito di fotografie di pubblico dominio, sempre parlando, ripeto, sto andando un po' a braccio sulla base di alcune mie esperienze. Noi in Italia abbiamo, ti chiedo scusami di andare, se metti legge diritto d'autore, volevo far vedere un articolo. Noi in Italia abbiamo, dovrebbe venire, sì esatto, va bene, il secondo, articolo 87. E seguenti, ok. Articolo 87 e seguenti, vanno zoomati un po', sennò là in fondo non leggono nulla. Però, cosa ci dicono questi articoli? Che il diritto italiano fa una strana distinzione tra opera fotografica e fotografia di mera documentazione, semplice fotografia. Lo so, è in effetti una cosa che non tutti sanno. E la differenza non è da poco, anche basta vedere i termini per la caduta nel pubblico dominio. Cioè la opera fotografica, quella con la O e la P e la F maiuscola, cioè è intesa come opera dell'ingegno in senso pieno, secondo la definizione dell'articolo 1 e 2 della legge sul diritto d'autore, e quindi i suoi diritti scadono a 70 anni dalla morte dell'autore, come succede per un romanzo, per un'opera musicale, via dicendo. Le opere di mera, le semplici fotografie sono infatti, non sono nei primi articoli della legge sul diritto d'autore, ma questo capo è il capo quinto ed è all'interno della parte sui diritti connessi, quindi dei diritti che tutelano un altro tipo di attività, che non è quella creativa, ma è quella più di documentazione. E hanno una durata, la tutela ha una durata di 20 anni dallo scatto. È una bella differenza. Perché 70 anni dalla morte dell'autore vuol dire che un autore che ha un'aspettativa di vita ormai aspettativa media di vita di adesso di 85 anni, scatti una foto a 20, ci sono, capite, 70 anni di tutela della vita più altri 70, siamo a un secolo e mezzo, sono 140 anni di tutela, ok? Qua sono 20 anni dallo scatto, vuol dire che dal momento in cui è stata realizzata la fotografia si scontano i 20 anni e poi sono finiti. Quindi vuol dire che buona parte degli archivi di fotografia, di documentazione, di cronaca, dei giornali, delle riviste, degli archivi storici, sono scaduti. E questa cosa, quando la dico, ogni volta crea panico nei titolari dei diritti, in quelli che pensano di poter ancora vantare un diritto. Lo dice qui, l'articolo, sono considerate fotografie, ai sensi dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale ottenute col processo fotografico o con un processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
cioè la fotografia di un documento altro non è che una scansione, quindi non ha nessun tipo di attività creativa, neanche di documentazione, perché la può fare anche un computer. Ok? Queste sono in realtà invece le fotografie in cui c'è uno scopo di documentazione. Il problema adesso è, che immagino qualcuno di voi abbia già questa domanda in testa, ma come faccio a sapere qual è il confine, il discrimine di una fotografia creativa da una di documentazione? Perché anche una foto che nasce con intenti di documentazione può diventare creativa e viceversa. Oppure ci sono fotografie fatte con intenti artistici, creativi, e sono di una qualità espressiva, di un contenuto espressivo così basso, per cui... Ma non è un discorso appunto qualitativo, è un discorso di intento dell'autore. Quindi un conto è l'intento creativo, altro è l'intento di documentazione. Capisco che sia difficile stabilirlo a priori, infatti se volessimo approfondire vi dovrei portare 100 pagine di giurisprudenza della Corte, dei tribunali della Corte di Cassazione in questi anni, in questi decenni, che hanno calibrato al meglio questi due principi, queste due categorie. Però ricordatevi che esiste questa cosa, esiste questa distinzione. Occhio, perché poi l'articolo 89 dice che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti dall'articolo precedente. Cioè, vuol dire che nel caso di opere dell'ingegno in senso pieno ci vuole una cessione dei diritti con forma, con prova scritta, ex articolo 110, perché sono opere dell'ingegno a tutti gli effetti. In questo caso basta la cessione del negativo, cioè chi ha il negativo si presume che sia il titolare dei diritti. Altra cosa che interessa più che altro gli archivi, perché adesso i negativi stanno sparendo, cioè è un problema, è un articolo che trova poca applicazione nel mondo di oggi. Ok? Oddio, però alcuni potrebbero dire, per analogia potremmo pensare che il negativo di oggi è il file sorgente, il file RAW. Infatti non sono d'accordo che sia così, questa è una norma del 41, attenzione signori, cioè il legislatore poteva essere tanto lungimirante, ma non così tanto da arrivare alla fotografia digitale. Ok, e quindi occhio, e per farvi un esempio, e così chiudo con questa ultima storia, io mi sono trovato, quando facevo la tesi di dottorato nel 2010, a discutere, no, non particolarmente in modo particolarmente acceso, con un'agenzia che si occupava di fotografie aeree dei centri delle città. Non posso dire tanto di più perché in realtà ce ne sono tipo due o tre in Italia, quindi se già dico la città avete capito chi è. Però un'agenzia che di lavoro fa quello, fa i sorvoli e poi vende le fotografie aeree a chi deve fare le mappe o al catasto oppure alle società di costruzioni che devono fare il rendering per una nuova area geografica, non lo so, è un business anche quello. Beh, morale, sul loro database online, in cui appunto tu potevi, inserendo la carta di credito, comprare i file di queste immagini, notavo che alcune di queste immagini erano datate 1990 o 91. 90 era. Essendo io nel 2011, quando stavo scrivendo quella parte lì della tesi di dottorato, subito mi si è accesa la lampadina, dico ma caspita, sta roba qua è scaduta. Perché? Perché le foto aeree, soprattutto di quel tipo lì, non erano foto aeree, erano foto aeree di documentazione, cioè anzi, le foto aeree meno creative sono, meglio è, adesso ho detto terra a terra, perché non, se sono creative non stai rappresentando al meglio la realtà e quindi il tuo cliente non te le compra, perché devono essere il più asettiche possibile, quindi è il classico esempio di foto di documentazione. E vi assicuro che quando io ho alzato il telefono, ho parlato con il titolare dei diritti, non so, il responsabile di questo progetto, mi sono sentito dire, ah no, sono 70 anni dalla morte dell'autore. E io gli ho mandato un link con gli articoli 70, e questo anche con un tono un po' scocciato, come dire, è arrivato lui a dirmi, guardi, non lo dico io, lo dice la legge, veda lei. Beh, morale secondo voi com'è andata a finire? Che? No, perché, allora, io ero anche... Le hanno tolte, esatto, per dirvi la perversione umana, cioè piuttosto si fanno del male, le hanno tolte dal catalogo, nel senso che quindi piuttosto non le vendono più per il terrore che qualcuno gliele... È una roba, a volte... No, certo, però si fanno del male, sto dicendo che loro fino a quel momento le avevano sul sito e le vendevano, piuttosto che assumersi questo rischio... che in realtà non è un rischio perché è la legge che lo dice, e lo dice dal 1941, quindi è un problema loro se non la conoscono, e vi assicuro che io ho grande
comprensione e rispetto per l'utente neofita che non conosce la legge sul diritto d'autore, ma se tu sei una delle principali agenzie che in Italia vende fotografie, sei pregato di studiartela la legge, se non la sai sono cavoli tuoi, io prendo e poi riutilizzo, e se mi fai causa ci divertiamo pure dopo, così mi paghi pure le spese legali. Infatti la loro paura era quella, perché avevano capito che io volevo, come dire, hackerare un po' questo sistema, no? Però vedi, cioè, tu hai intuito perché sai, conosci i tuoi polli forse, no? Ok, ne abbiamo parlato anche ieri. Piuttosto l'hanno fatta sparire, così ce le hanno sotto chiave e si sentono più tranquilli, la notte dormono più sereni. Esatto, piuttosto... Poi penso che loro abbiano i loro canali lo stesso per venderle secondo altri giri, le propongono ai clienti storici, via dicendo, no? Però per farvi capire di come il pubblico dominio sia... da un lato sconosciuto come fenomeno, da un lato bistrattato, perché come se vedete le slide di ieri che ho usato ieri, ho dimostrato come i modi per ovviare al pericolo della caduta del pubblico dominio sono tanti, ma poi ti scontri anche con una questione culturale, per cui queste persone piuttosto le tirano via, le nascondono, le mettono sotto chiave, piuttosto che farne un'attività di condivisione. Stesso discorso che si diceva ieri con... i titolari di archivi pubblici, lì è veramente ancora più perversa la situazione, perché questi sono soggetti privati, fanno business, possono fare un po' quel cavolo che vogliono, ma quando abbiamo a che fare con responsabili di sovrintendenze, di biblioteche pubbliche che hanno un ruolo di funzionario pubblico, quindi di custode della cosa pubblica, e invece loro si comportano da proprietari di cosa pubblica, il che è veramente molto molto grave, secondo me, come è un'impostazione vetero-burocratica, per cui il burocrate è quello che ha le chiavi e quindi decide lui cosa si può fare. E quindi ho scoperto ieri, dalla discussione che è emersa, che il modo migliore per ovviare al pubblico dominio è dire che una foto, un brano musicale, uno spartito sono bene culturale. Allora, con queste due paroline magiche, bene culturale, cosa succede? Che se anche il diritto alla proprietà intellettuale non riesce più a proteggere perché non c'è, è finito, è caduto in pubblico dominio, allora entra in gioco il diritto amministrativo. Cioè entra in gioco altri vincoli che permettono, in virtù di questa magica tutela della riproduzione dei beni culturali, di diffondere dei beni che invece sarebbero di tutti. Se non basta neanche questo, ricordatevi che c'è sempre la privacy, perché non si può, non so, ogni tanto, no, vi dicono non si può perché c'è la privacy, dici, ma come? No, c'è la privacy. C'è la privacy dell'autore della foto, non possiamo darvi la foto, perché se vi do la foto vi dico il nome e il cognome dell'autore e quello è un dato personale. Ho sentito anche questo, no? Ok? Vabbè, le provocazioni che volevo darvi ve le ho date tutte. Adesso passo la parola, se avete spunti, però passo la parola all'altra relatrice. Grazie. Grazie Simone. A proposito